Fasi della produzione dell'alluminio anodizzato. Fasi per ottenere prodotti anodizzati. Questo filmato ha lo scopo di illustrare le fasi necessarie per ottenere un prodotto anodizzato di qualità, dall'arrivo del materiale grezzo ai controlli del prodotto finito e al suo imballaggio. Le fasi sono le seguenti. Richiesta del cliente. Elaborazione del foglio di lavoro. Pretrattamenti, finitura chimica o meccanica. Agganciatura dei pezzi. Preparazione dei bagni. Realizzazione del processo. Sganciatura e controllo di qualità. Imballaggio. Richiesta del cliente. Il serramentista o il facciatista, seguendo le indicazioni dell'architetto, raccoglie la richiesta di tutto il materiale in alluminio che andrà a fare parte integrante della costruzione. Facciate, finestre, frangisole, eccetera. In base alla quantità necessaria e alla disponibilità sul mercato, i materiali verranno acquistati o presso il commerciante o direttamente dall'estrusore. Il materiale sarà poi portato all'anodizzatore. Elaborazione del foglio di lavoro. In base alla richiesta del cliente e ai documenti che l'accompagnano, si procede a compilare il foglio di lavoro, dove verranno specificati i seguenti dati: quantità di barre, lamiere o pezzi con i relativi riferimenti, comprensivi delle quote dimensionali, schizzi con riferimenti dei lati a vista e possibili zone di saldatura, finitura richiesta, colore, tipo di pretrattamento, chimico o meccanico, spessore dello strato, sistema di imballaggio, osservazioni riguardo a ogni fase del processo per poter adempiere alla richiesta di finitura. Pretrattamento chimico o meccanico. L'alluminio, prima di essere anodizzato, può presentare sulla sua superficie rigature causate dall'estrusione o dallo sfregamento tra i vari pezzi, oppure possibili inizi di corrosione se il materiale è rimasto a lungo nello stato originario senza essere anodizzato. Poiché questi difetti sarebbero visibili nel prodotto anodizzato, è necessario trattare la superficie mediante un pretrattamento chimico o meccanico per ottenere un migliore aspetto superficiale. Satinatura chimica. Con questo processo, immergendo i materiali in un bagno generalmente alcalino, si dà a tutta la superficie un migliore e più omogeneo aspetto estetico. Pulitura meccanica. In base all'aspetto che si desidera ottenere, si tratta la superficie con diversi mezzi meccanici, quali spazzole, dischi, Scotch Bright, sisal, cotone, eccetera.
agganciatura dei pezzi. L'anodizzazione è un processo elettrochimico, quindi è fondamentale che i pezzi abbiano un buon contatto con il supporto conduttore di corrente. Per garantire l'uniformità nella colorazione, durante l'agganciatura dei pezzi è necessario assicurarsi che avvenga il contatto mantenendo la giusta distanza tra i pezzi. I modi più frequenti per unire i pezzi al supporto conduttore sono fili di alluminio, pinze, anelli. Preparazione dei bagni. All'inizio di ogni giornata di lavoro, il laboratorio deve monitorare tutti i parametri dei bagni ed è necessario controllare continuamente tutte le fasi del processo di anodizzazione. I parametri da controllare sono concentrazione dei bagni, pH, temperature, agitazione dei bagni ove necessario, filtraggio delle soluzioni ove necessario, controllo della corrente elettrica. Deve essere curato particolarmente l'impianto di depurazione, assicurandosi che tutti gli elementi rientrino nei limiti imposti dalle leggi ambientali. Realizzazione del processo. Una volta realizzato il pretrattamento meccanico e montati i pezzi sui supporti, inizia il processo di anodizzazione, che consiste nelle seguenti fasi. Trattamento chimico della superficie. Sgrassaggio. Vari lavaggi. Decapaggio leggero, se è stata effettuata la spazzolatura meccanica. Satinatura chimica, se si vuole ottenere un aspetto satinato. Vari lavaggi. Neutralizzazione. Vari lavaggi. Formazione dello strato anodico. Colorazione. Fissaggio. Sganciatura e controllo della qualità. Concluso il processo di anodizzazione, si verificherà che il prodotto finito corrisponda alla richiesta del cliente e si controllerà lo spessore dello strato anodico, la qualità del fissaggio,
e infine l'aspetto generale e la tonalità del colore. Imballaggio. Dopo aver verificato che i materiali rispettino la richiesta del cliente, si procede a imballare i pezzi in funzione della forma, del peso e delle caratteristiche, con lo scopo di proteggere il materiale durante il trasporto fino alla destinazione finale. Ciascun pezzo anodizzato andrà collocato nel proprio pacco, cercando di occupare il minor spazio possibile. Inoltre, per evitare sfregamenti, se necessario, verranno utilizzati distanziatori in plastica per separare ogni pezzo. In questo modo i materiali arriveranno a destinazione in perfette condizioni per i successivi processi, ovvero l'assemblaggio meccanico dei serramenti e dei moduli di facciata continua e la loro posa nella costruzione.